La civiltà greca, come ben sapete, è la culla della civiltà occidentale. Vi ricordo che in questo periodo nascono discipline come la filosofia, la politica, è veramente il fondamento della nostra cultura occidentale. E non può essere meno anche l'arte. L'arte greca sarà proprio la base della nostra arte occidentale. L'arte greca si divide in quattro periodi: il periodo geometrico dal XII all'VIII secolo, il periodo arcaico dal VII secolo al VI secolo a.C., il periodo classico che incomincia dalla vittoria dei Greci contro i Persi nella battaglia di Salamina nel 480, termina nel 323. Il 323 è la data della morte di Alessandro Magno. L'ultimo periodo, appunto, l'ellenistico, si caratterizza per diciamo, un declino politico-economico segnato dalla morte di Alessandro Magno e si conclude nel 32 a.C. con la battaglia di Azio. Quali sono le caratteristiche dell'arte greca? Allora, l'arte greca soprattutto è un'arte antropocentrica, vuol dire che l'uomo è al centro della cultura greca. L'uomo anche è la cosa più bella che c'è in natura, è una delle caratteristiche fondanti, una degli, diciamo così, delle prerogative degli artisti greci era il raggiungimento della bellezza, della perfezione. Questa bellezza e questa perfezione sono sempre rapportate alla figura umana, al corpo umano. L'arte greca si caratterizza per essere un'arte che si basa sulla ragione, non sul sentimento, sulla razionalità, e quindi spesso gli artisti utilizzano la matematica o la scienza per declinare, come supporto per le loro creazioni. Una delle cose, delle caratteristiche anche dell'arte greca è che le opere d'arte vengono molto valutate, vengono esaltate, ma la figura dell'artista, dato che lavora con le mani, non è un lavoro intellettuale, non viene considerato. Queste sono le caratteristiche principali, quindi la centralità dell'uomo, anche per esempio nell'architettura, tutti i termini o diciamo, lo sviluppo architettonico si fonda sulla centralità della figura umana. La bellezza, il raggiungimento della bellezza, la ragione, l'esaltazione dell'intelletto, della ragione, della razionalità e l'influenza, insomma, l'interesse per la matematica e la scienza anche da parte degli artisti. Nel periodo arcaico la scultura si divide in tre ordini: l'ordine dorico, ionico e attico. Come diciamo, succede per l'architettura, la differenza è che non c'è l'ordine corinzio, ma l'ordine attico, che è proprio dell'Attica di Atene. Dell'ordine dorico vediamo Cleope e Vitone, che sono due figure mitologiche e che, come potete osservare, richiamano per quanto riguarda la rigidità del corpo, le proporzioni, la posizione richiamano l'arte egizia. Ricordatevi che c'erano questi scambi commerciali via mare tra questi popoli del Mediterraneo, quindi è facile che gli artisti greci avessero visto le sculture egizie. Quindi ancora questo è un punto di partenza. Vedete che non c'è ancora il modellato, vediamo nelle ginocchia come ci sono delle incisioni, non il modellato, o come anche nell'addome c'è un'incisione e non la scultura modellata. Vedete che l'ordine dorico è abbastanza massiccio e il corpo è ancora molto sproporzionato. L'ordine ionico invece si caratterizza sempre per questa slanciatezza, questa
verticalità, qua è la rappresentazione di una scultura votiva, l'era di Samo, che porta in petto un'offerta, un melograno da consegnare nel tempio della dea Era. Vedete che questa scultura richiama moltissimo una colonna in ionica. Per ultimo il Moscoforos, che già qua vediamo una certa evoluzione, vediamo come c'è il modellato rispetto a Clevitone, vedete che non ci sono più le incisioni, ma c'è il modellato. Poi vedete poi che qua c'è, lo vedete qua, c'è il è vestito una specie di si chiama Klein, che aderisce perfettamente al corpo, e qua fanno, utilizzano quella che verrà chiamata la tecnica del panno bagnato, insomma questa stoffa che aderisce perfettamente al corpo e che evidenzia il corpo umano. E poi c'è il famoso chiasmo, che è appunto questa X che per i greci rappresentava l'equilibrio perfetto. Questo è il Moscoforos, che vuol dire portatore di vitello. Per quanto riguarda l'arte classica, questo, diciamo, i bronzi appartengono magari a un preclassicismo, però vediamo già come evolve questa, la scultura. E poi i bronzi sono interessanti perché, come dicevamo in classe, sono uno dei pochi esempi di scultura greca originale, in quanto la scultura greca veniva eseguita sempre in bronzo con la tecnica della cera persa. Invece quelle sculture conosciute che vediamo sono sculture che sono copie in marmo romane, quindi non sono copie dell'originale. Invece questi bronzi sono proprio originali. Vennero rinvenute nella costa di Riace, per quello si chiamano i bronzi di Riace, e sono circa del 450 avanti Cristo. Qua vediamo di nuovo il chiasmo. Vedete, qua abbiamo il braccio in tensione, 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 riposo, riposo. È identico qua, ok? Vedete che l'anatomia è molto cambiata, hanno una conoscenza del corpo abbastanza importante, non sono solo più dettagliati, ma sono molto più realistici, più proporzionati, e soprattutto vi ricordo che i greci miravano a rappresentare una bellezza perfetta, un corpo umano perfetto. Infatti i soggetti dell'arte greca non sono mai soggetti, diciamo, persone comuni, ma sono sempre rappresentazioni di divinità, miti o eroi, oppure sportivi. Qua si tratta di due guerrieri che appartengono al mito di Sitre contro Teve. Comunque possiamo osservare la perfezione del corpo, in particolare guardate i muscoli, l'addome, le gambe, eccetera, e anche una proporzione perfetta. Non abbiamo più quelle sproporzioni di Cleobitone, ma una proporzione perfetta. Qua abbiamo il doriforo di Policleto, che nel quale vediamo come anche Policleto utilizza il chiasmo. Qua vediamo questo disegno in cui si evidenzia questa rappresentazione del chiasmo. Poi vediamo, Policleto è conosciuto per aver scritto il Canone, che il Canone è un libro in cui canone in greco vuol dire insieme di regole, e quindi Policleto scrive l'insieme di regole per scolpire. Questa scultura è sempre del 450 avanti Cristo, quindi praticamente contemporanea ai bronzi di Riace, e è una copia bronzea, scusate, una copia marmorea dell'originale in bronzo. Il doriforo era un portatore di lancia, foros vuol dire portare, dori vuol dire lancia, e come sicuramente potete notare sarà l'ispirazione di Michelangelo per realizzare la sua famosa statua del Davide.
Questa è la scultura classica, quindi un raggiungimento della proporzione perfetta, lo vediamo qua anche nella regola che prevede che per la rappresentazione del corpo umano si divide in 8 volte la testa, ma questa era una delle regole espresse nel canone di Policleto. Quindi qua vediamo come nel classicismo si raggiunge questa perfezione della rappresentazione del corpo umano, un corpo perfetto, con una grande conoscenza dell'anatomia e utilizzando il chiasmo, che è questo movimento molto equilibrato, molto moderato, se vogliamo. E poi andiamo a vedere l'ultimo periodo dell'arte greca, che è l'ellenismo, con il quale, cioè adesso vedremo il Laoconte. L'ellenismo è questo periodo l'ellenismo è questo periodo dell'arte greca in cui in realtà la civiltà greca è già in una fase di declino. C'è una forte crisi economica, politica, non è più quella potenza del Mediterraneo che dominava tantissimo territorio del bacino mediterraneo, ma questo declino porta a una serie di domande, a un'incertezza. Questa incertezza dal punto di vista artistico si traduce con una maggiore attenzione ai sentimenti. Infatti Laoconte esprime questo sentimento di disperazione nel suo volto, come questa disperazione si esprime con questa tensione del corpo, tutti i muscoli tesi, anche con un forte dinamismo. Le linee prevalenti sono le linee curve nell'ellenismo c'è questo dinamismo molto marcato. Questa scultura è della scuola di Rodi e gli artisti sono Alessandro, Atenodoro e Polidoro. Con questo concludiamo questa piccola carrellata, diciamo così, nella scultura, questo riassunto della scultura greca.